Sì, io praticamente volevo chiedere, visto che mi è apparso, si è emerso dalla discussione, un problema a rappresentare il lavoro dal punto di vista dei soggetti e dal punto di vista del concetto stesso di lavoro, quindi diciamo un problema a rappresentare i lavori. Mi chiedo e chiedo a lei se una parte di questa difficoltà non derivi dall'avere il sindacato accettato negli anni 90, non con Berlusconi, di confrontarsi con un sistema che stava cambiando radicalmente le sue ragioni produttive, spostando la produzione dal prodotto alle chiacchiere, c'era cioè quello che diceva che non si diventa, si diventa ricchi con il lavoro e con il prodotto, non con le chiacchiere, la pubblicità. C'è stato un momento in cui dovevamo diventare tutti stilisti, mi ricordo, no? O pubblicitari. E a me sembra che negli anni 90 il sindacato abbia accettato di avallare questo cambiamento, per cui il sistema produttivo italiano ha sostanzialmente smobilitato dalla grande produzione, modificando molto spesso le sue ragioni produttive in attività che ovviamente possono marciare, possono andare avanti soltanto comprimendo il costo del lavoro, perché altrimenti non sono concorrenziali. E avallando questo, in cambio il sindacato mi pare abbia ottenuto la tutela di alcuni settori importanti, sia per quello che rappresentano anche simbolicamente, sia dal punto di vista appunto produttivo. Per cui mi pare si sia passati dal partito del lavoro al lavoro del partito, ovvero ad una comoda, burocratica, scarsamente fantasiosa attività di rappresentanza di settori che, questo è il problema, mi pare, sono sempre più marginali rispetto al complesso del mondo del lavoro. E questo, e con questo chiudo, però volevo appunto conoscere il suo parere su questo. In molti luoghi di lavoro il sindacato semplicemente non c'è, non ci entra. Io non li ho mai visti. In altri luoghi di lavoro invece i sindacati muovono una guerra sorda, spietata e silenziosa nei confronti delle persone che non sono garantite. Quello a cui lei faceva riferimento e che è successo in Germania lo puoi fare nella misura in cui esiste un contratto, due contratti, non 140, perché altrimenti una diversificazione così minuta, così frastagliata, interna al mercato del lavoro, necessariamente rende impossibile la rappresentanza del lavoro, rende possibile, fortunati loro, la rappresentanza di quelle categorie che hanno avuto la forza, la tradizione, e la consapevolezza per potersi difendere, ma gli altri no. Volevo sapere cosa pensava su questo. Fabrizio? Una domanda un po' provocatoria, frutto di una riflessione ironica. Se la forza del sindacato, diciamo così, era molto tutelante, molto prorompente, quando in fabbrica si facevano 48 ore di turno, no? Settimanale, diciamo così, allora diciamo, noi dobbiamo essere ottimisti, nel senso che se la capacità di azione del sindacato è inversamente proporzionale alla presenza di tutele, diciamo, noi stiamo sulla buona strada. Nel senso che stiamo rimangiando, stiamo vedendo, diciamo, il tornare indietro su tutta una serie di conquiste, e quindi chissà se questo non possa rimettere in giro un po' un mordente rispetto a quello che si vede. Ma al di là di questa introduzione, che non è, insomma, sarei disonesto dicendo che è una domanda, qual è, almeno per carattere generale, quali sono gli elementi per cui dal tuo personale osservatorio anche e nei sindacati ci sia stato questo progressivo appiattimento e conformismo sulle aspettative del grande capitale? Cioè, quali sono gli elementi rintracciabili a mo' di sommario per cui noi ci ritroviamo in una situazione di indistinzione tra chi tutela una parte più debole, che è la parte del lavoro, e chi tutela la parte più forte, che è invece, diciamo, sia dei lavoratori e sia i soggetti mancanti di lavoro, perché credo che questa sia anche una sfida del sindacato, a meno che progressivamente anche noi non ci
ritroviamo sulle posizioni della ministra Fornero, che dice il lavoro non è un diritto e quindi diciamo tu ce l'hai o non ce l'hai, è qualcosa che sta nelle cose, no? Poi Wall Street Journal dice che ha tradotto job invece di work, ma lei l'intervista l'ha fatta in italiano, quindi lavoro ha detto, poi quello come hanno tradotto loro è secondario. Grazie. Italia. Io in realtà volevo portare in realtà spostarmi sulla prospettiva del lavoro giovanile, comunque di chi si introduce, di chi entra nel mercato del lavoro. A me ha colpito la sua analogia, o comunque quell'equazione tra il capitale immobile e invece il lavoro no. Il lavoro è stanziale. Il lavoro è stanziale, anche se da una parte il lavoro giovanile, soprattutto all'inizio, a me non sembra così stanziale, nel senso che è un lavoro che in realtà ha in sé una mobilità che per alcuni versi è una mobilità formativa, nel senso che adesso i giovani hanno moltissime opportunità e in questo senso, almeno io personalmente, credo siano delle opportunità di formazione, di esperienza all'estero, che purtroppo a volte diventano anche oggetto di dispersione di competenze lavorative, però altre volte sono delle opportunità proprio perché nel territorio italiano non possono spendere le loro competenze. Dall'altra parte anche mobilità come riflesso, come effetto della precarietà, nel senso che i giovani si trovano spesso a dover cambiare diversi lavori e a dover quindi cambiare e anche modificare la loro formazione di professionalità. Quindi volevo sapere un po' cosa ne pensava di questo e poi rispetto invece al discorso sul sindacato, di cui magari sono meno a conoscenza per quanto riguarda tutto il percorso storico, però mi ha fatto pensare, non so perché, a esperienze più recenti che non sono sicuramente a livello del sindacato, ma la mia domanda era appunto come vede lei o se possono avere prospettive di diventare degli strumenti alternativi delle esperienze di condivisione di lavoro, penso al co-working, penso a le reti di lavoratori, cioè lavoratori che si mettono in rete piuttosto che rispetto invece al sindacato, che è una struttura comunque abbastanza rigida, no? E gerarchica. Quindi un po' rispetto a questi due aspetti. E un'ultima domanda mia, ma ti rispondo soltanto se trovo il tempo. Dal suo punto di vista, quando risale in Italia l'ultima seria politica industriale? Visto che io credo che uno dei temi veri è che noi, in vicenda che viene, meno 20 anni non abbiamo una politica industriale. Sì, avevamo una struttura produttiva industriale prevalentemente pubblica con aziende importanti, significative, nel settore industriale, che poi abbiamo elargito ai poveri, io ero appena uscito, avevo appena lasciato la segreteria generale della CISL, quando nella liquidazione dei beni pubblici fu messa in vendita anche l'Alfa Romeo e scrissi un articolo sul Giorno, che a sua volta era un giornale dell'area pubblica all'epoca, in cui tra l'alternativa di cederla alla Fiat e darla alla Ford, che si era fatta avanti, sostenevo la tesi che era meglio la soluzione Ford, per una considerazione molto banale: sempre meglio avere a che fare con una pluralità di soggetti che con un monopolista, perché un monopolista ha un potere condizionante maggiore.
se avessimo ceduto l'AFA alla Ford, che tra l'altro l'avrebbe pagata, mentre la FIA non l'ha nemmeno pagata, stiamo ancora aspettando il pagamento nell'azienda, che era dato anche di valore non solo come marchio ma anche come impianti, attrezzature, cospicuo. Oggi saremmo meno esposti al ricatto della FIA, perché avremo due produttori di automobili in Italia, e se la FIA decide, come ha deciso in larga misura, di delocalizzare gran parte della sua produzione, altri produttori o un altro produttore avrebbe potuto garantire una presenza nel settore significativa, che avrebbe consentito di non disperdere capacità professionali, capacità tecniche, capacità di ricerca, di innovazione, di prodotto, di processo, che probabilmente avrebbe contribuito a attenuare i vincoli che si determinano sulla nostra situazione. Vengo al punto che è stato oggetto domande. Io dico due cose sul sindacato. Il primo, che il sindacato, come tutte le istituzioni, tutte le grandi organizzazioni, è esposto al ricorrente pericolo di burocratizzarsi. Può scongiurare questo pericolo e quindi mettersi in condizione di fare bene il suo lavoro, fare meglio il suo lavoro, se ha la forza, la capacità di mettere periodicamente in discussione se stesso. Se non ha questa forza e questa capacità, viene travolto dai problemi che riguardano il ceto sindacale, perché si forma un ceto, così come nella politica, se i politici sono sempre gli stessi, è chiaro che la loro preoccupazione fondamentale è autotutelare se stessi, prima di ancora valutare se con quali mezzi, con quali strumenti poter portare avanti determinati obiettivi. Il ceto prevale sulla spinta ideale, e questo preclude la possibilità di conseguire dei risultati. Secondo, io faccio riferimento a un modello sindacale che può benissimo essere messo in discussione. La storia ci dice che il sindacato è la struttura collettiva attraverso la quale i lavoratori organizzati si sono dati degli obiettivi progressivi e hanno tentato di conseguire dei risultati. Il sindacato può fare anche altro, o può fare altro rispetto a questo. Invece di essere un movimento rivendicativo, può fare il 7:30, come in effetti fa, può fare le domande di pensione, può essere una struttura di servizi, ma non ha, è chiaro che non ha la funzione che implicitamente io gli attribuisco. Non è detto, no, noi siamo abituati, abbiamo di fronte un modello, quello che storicamente si è determinato. Non è detto che debba necessariamente essere quella la funzione. Ne discutano, dicono, cari, invece di occuparci di fare i contratti di lavoro, tutelare i singoli lavoratori, offriamo servizi ai lavoratori, mettiamo a disposizione dei lavoratori dei servizi, che è anche una cosa utile perché semplifica la vita, ma la funzione è diversa. In realtà non c'è stata nessuna discussione
su cosa deve fare il sindacato e se i contratti devono essere 3 invece che 330, se si devono fare i contratti o se invece il rapporto di lavoro non debba diventare di tipo individuale, ognuno si fa valere per le sue capacità, per le sue potenzialità, tu vuoi la mia prestazione, hai bisogno della mia prestazione, mi paghi perché io sono unico. E quindi c'è chi teorizza la individualizzazione dei rapporti di lavoro. Si può fare tutto, ma bisogna discutere di quello che si vuole fare e perché si vuole fare. Qual è la funzione che si intende esercitare per mettere in moto, in cammino, una trasformazione sociale che possa ragionevolmente creare prospettive migliori, più rassicuranti, non per tutti ma per la parte crescente della popolazione. Bisogna avere un disegno, direi banalizzato, si può essere di destra o di sinistra, ma innanzitutto bisogna essere, cioè bisogna esistere, bisogna avere una funzione, un progetto, un disegno e seguire attraverso un dibattito, un confronto, una mobilitazione, un coinvolgimento, una partecipazione, che significa dandosi degli obiettivi che possono essere. E io penso che nella situazione attuale, probabilmente per i decenni a venire, ci sia una funzione rivendicativa che vada assolta. Ma posso essere contraddetto. Mi si spiega che siccome siamo usciti da una condizione che era quella che caratterizzava il lavoro dipendente solo mezzo secolo fa, con la gente che era alla fame, siamo usciti da una condizione di sopravvivenza, adesso possiamo porci altri obiettivi di regolazione dei rapporti sociali per facilitare la vita, non necessariamente dobbiamo mettere in comune gli stessi obiettivi. Quando sento criticare non immotivatamente la società politica, la politica, insomma i partiti, è spesso nell'enfasi della discussione pubblica si oppone la cosiddetta società civile alla società politica. Io obietto sempre, dico, avete presente le riunioni di condominio? Quella è la società civile. Avete presente quello che avviene, stasera c'è una grande partita, avete presente quello che avviene spesso negli stati? Quella è la società civile. Il problema è sapere se noi siamo soddisfatti di come vanno le cose e quindi abbiamo solo l'esigenza di migliorare un po' la qualità della nostra vita quando vado alle poste e faccio un'ora di fila e mi incavolo e spero sempre, come dire, che alle poste assumano qualche addetto in più in modo che invece di starci un'ora a fare la fila ci posso stare solo un quarto d'ora o 20 minuti. Possiamo ritenere di aver raggiunto, malgrado tutti i nostri problemi, che sono tanti, che sono gravi, che sono seri, abbiamo raggiunto una condizione molto migliore di quella della generazione dei nostri padri e dei nostri nonni. E quindi potremmo a questo punto occuparci solo di migliorare la qualità della nostra vita, avere delle organizzazioni, delle strutture che ci offrono dei servizi, compreso il sindacato, che mi
gli fa il 7.30, che gli fa la domanda di pensione e che se c'è un contenzioso giuridico per quanto riguarda il rapporto di lavoro mi mette a disposizione l'avvocato e che mi interpreta la norma e che mi dice come devo regolare. Io penso che non sarebbe scandaloso un'ipotesi del genere. Personalmente non la raccomanderei, perché credo che ci sia ancora la necessità di darsi obiettivi di carattere collettivo tale da implicare un'idea della società diversa e migliore, perché possiamo perseguire una società migliore rispetto a quella nella quale viviamo, e che quindi ci sia bisogno di organizzazioni collettive come il sindacato che persegua poi degli obiettivi comuni che vengano discussi, si discuta non solo sugli obiettivi da perseguire, ma anche i modi con cui devono essere perseguiti, ma anche gli strumenti, ma anche le scelte che tutto questo comporta, il grado di partecipazione, di condivisione, perché come direbbe la Merkel non ci sono pranzi gratuiti, se vogliamo portare a casa dei risultati è chiaro che dobbiamo anche come dire, mettere a disposizione le energie, l'impegno, il tempo, la disponibilità necessaria per mettere in moto un processo di lavoro. Quello che a me turba, non so voi, ma quello che a me turba è che il sindacato non discuta di se stesso e quindi si burocratizza finiscano col prevalere le logiche di ceto, le dinamiche interne, è un ceto che si ripartisce i ruoli al suo interno, mentre non è chiaro, almeno non è chiaro a me, che pure ci sono stato dentro per tanti anni, qual è il suo progetto pubblico, qual è il suo obiettivo per la società, cosa ha da dire ai miei figli e possibilmente ai miei nipoti, se ha degli obiettivi da dare, per coinvolgerli in un disegno che possa portare ad un miglioramento della attuale situazione. Lo stesso vale per la politica, perché così come il sindacato si burocratizza, finisce per far prevalere la logica di ceto su quella della definizione di obiettivi da condividere sul piano generale, lo stesso la politica parla a se stessa, poi ogni tanto c'è qualche soprassalto, viene fuori un grillo, viene fuori un montezemolo, poi si ricomincia sostanzialmente da capo ogni volta, perché non c'è una discussione pubblica, una discussione democratica che possa mettere in moto delle forze che portino risultati. Sono tutte transazioni che servono tacitare gruppi di interesse e di potere. Credo che invece, insomma, credo nelle battaglie collettive. La mia esperienza è stata che le battaglie collettive hanno consentito di modificare il corso delle cose, di migliorare un po' la situazione. Con tutti gli errori poi connessi, appunto, tra troppi contratti, forse ce ne voleva di meno, ma in Italia si è persino teorizzato nella fase in cui era in atto l'integrazione dell'industria a livello mondiale in grandi concentrazioni, dove abbiamo teorizzato che piccolo è bello e quindi abbiamo distrutto le poche grandi imprese che erano in grado di competere sul mercato internazionale aprendo un po' di botteghe
abbiamo fatto un po' di cazzate con responsabilità da parte di tutti, ma secondo me però possiamo uscire da questa situazione se individuiamo uno, due, tre fili che nell'interesse del paese, delle nuove generazioni, dell'idea di società che ci pare più equa e più giusta, possiamo perseguire quali sono i fili che vanno tirati. E chi li deve tirare? Quindi non assumendo funzioni di semplice custodia attesa, ciascuno di noi aspettando che gli altri facciano quello che non abbiamo voglia, non siamo in grado di fare. Dobbiamo avere un disegno, un obiettivo e dobbiamo assumerci le responsabilità relative. Se no possiamo vederci di tanto in tanto, piangerci sulla spalla, lamentarci che le cose non vanno bene. Qui ci sono i giovani, sia quelli che hanno fatto studi classici, ma ahimè, a volte anche quelli che hanno fatto studi tecnici, che non hanno prospettive. È un problema o non è un problema? Dobbiamo discutere assieme come si possono trovare gli aggiustamenti necessari in modo che si apra una possibilità più equa per tutti. Io credo che questo sia un problema e che quindi vada affrontato con la determinazione necessaria e con l'assunzione di responsabilità necessaria. Penso che ci sia un problema anche di diseguaglianze. Noi andiamo male per tante ragioni, perché appunto facciamo politica finta, compresa quella sull'articolo 18, per cui dovrebbero derivare incrementi di investimenti tale da assorbire la disoccupazione. Facciamo delle cose finte, ma noi andiamo male anche perché, a differenza di altri paesi europei, a incominciare dalla Germania, che ha tanti difetti, compreso quello che sono tedeschi, che non è un difetto da poco a volte, però sono meno diseguali di noi. L'indice Gini, chiedo scusa dal tecnicismo, l'indice Gini stabilisce il grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito di un paese, e quando è pari a zero c'è il massimo dell'eguaglianza, vuol dire che sono tutti uguali. Tanto più invece si va verso l'alto, tanto maggiori sono le diseguaglianze. Noi abbiamo l'indice Gini più elevato d'Europa. L'Italia ha l'indice Gini. La media europea è 30, noi arriviamo a 35, che è una enormità. 5 punti dell'indice Gini è una enormità, vuol dire che da noi il reddito è distribuito in maniera più diseguale rispetto agli altri paesi europei, ed è una delle ragioni per le quali, proprio perché il reddito è distribuito peggio, reagiamo peggio degli altri alla crisi e abbiamo più difficoltà ad uscire. È un problema questo dell'equità, della distribuzione del reddito, o non è un problema? Credo che sia un problema e credo che bisogna creare una prospettiva, una possibilità diversa. Bisogna incalzare di più anche vogliamo aiutare molti? Se vogliamo aiutare molti, dobbiamo premerlo dal lato delle questioni che noi consideriamo rilevanti per il lavoro, per la coesione sociale, per l'equità, per l'eguaglianza all'interno del paese. Perché? Perché quantomeno gli faremo fare
una sintesi politica delle decisioni che vengono prese meno squilibrata rispetto a quella. Guarda, noi sopravviveremo alla cosiddetta riforma delle pensioni, alla cosiddetta riforma del mercato del lavoro. Non ci saranno probabilmente conseguenze catastrofiche per il paese, ma potevamo risparmiarci queste pregnacce e affrontare qualche problema vero se ci fosse stato un rapporto più equilibrato tra le questioni poste dal lavoro, dalla rappresentanza del lavoro, dall'esigenza di suddivisione del lavoro, rispetto ai discorsi. E io conosco Barroso, il presidente della commissione che adesso è là con Monti. Barroso era il segretario generale di un piccolo sindacato portoghese, un piccolo e anche un po' di destra, che ai miei tempi tenavamo abbastanza ai margini, perché ci sembrava che si facesse perdere tempo senza. Barroso è uno di quelli che ha contribuito a dire a Monti che per salvare l'Italia bisognava fare quelle due fregnacce che sono state fatte poi con la mobilitazione del Parlamento, 10 voti di fiducia, insomma. Forse non erano quelle le nostre priorità, i nostri problemi veri, forse bisognava incominciare da un'altra parte. Non penso che ci porteranno a fondo le cose che sono state decise, ma non ci hanno neanche consentito però di affrontare questioni. Abbiamo quindi una responsabilità anche noi, vogliamo che siano affrontati i problemi che ci riguardano, facciamoci sentire e cominciare da quelli che ci sono più vicini. Se non ci piace il sindacato che fa cose discutibile, eccetera, qualche cerimonia pubblica ogni tanto senza costruire, lo dobbiamo dire e dobbiamo batterci perché si affermi una struttura diversa, che si dia obiettivi, che siano discussi con voi. Tra le tante, io ho indicato due delle direttrici che credo essenziali: bisogna difendere il potere d'acquisto, bisogna ripartire il lavoro. Ma tra le cose piccole, ma proprio piccole, che possono essere fatte e che potrebbero contribuire a migliorare la situazione di molti di voi, compresi quelli che hanno una formazione umanistica, vogliamo introdurre e finanziare naturalmente i servizi civili in Italia, che sarebbe una piccola cosa che può essere fatta rapidamente senza sconvolgere gli equilibri a livello europeo e a livello mondiale, mobilitando risorse relativamente, dando un contributo importante alla valorizzazione del lavoro nell'esperienza di vita e professionale delle persone e dei giovani, invece che ogni tanto c'è qualcuno che si alza e dice bisogna dare l'indennità di disoccupazione per un anno ai giovani, 400 euro al mese per un anno, poi non avranno l'indennità di disoccupazione in seguito e nemmeno il lavoro. Questa cosa, che l'introduzione del servizio civile come un momento formativo fondativo di un'esperienza di lavoro che può portare anche a individuare degli obiettivi di carattere generale che poi possono essere perseguiti, dobbiamo farci sentire e dire che bisogna finanziare, che bisogna realizzare, che è una piccolissima cosa,
rispetto alla ripartizione del lavoro tra tutti quelli che vogliono lavorare, che è un riequilibrio che comporta una serie di difficoltà, di problemi, anche pratici. Qui basta mobilitare un po' di risorse, qualche decina di milioni, qualche centinaia di milioni di euro, e si potrebbe creare una prospettiva per alcune centinaia di migliaia di giovani all'anno in Italia che possono fare delle cose utili, delle cose importanti, delle cose formative per loro, delle cose che servono a quelli che sono i destinatari poi del loro apporto. Partiamo dalle piccole, poi arriveremo, facciamoci sentire, perché se non ci facciamo sentire, prima si è ricordato il nostro amico, l'esperienza brasiliana, e anche cosa abbiamo fatto l'emigrazione italiana in Brasile, post-fascista, e anche con la P2, la P3, la P4. Il potere economico, oltre che a avere una capacità di influenza sulle decisioni politiche rilevanti, perché è nella natura delle cose, non ha bisogno di fare la manifestazione a Piazza del Popolo. Quando c'era Genio, appunto, si vedevano col grembiulino al Grand Hotel e stabilivano quali erano le cose che volevano conseguire, come ripartire il potere, come ripartire il reddito. I lavoratori possono invece farsi valere se sono in grado di far sentire assieme la loro voce. Mi sembra che la serata è stata un po' in linea con la frase mantra che ci siamo dati, no? La frase che usciamo, non so se l'ha vista, istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Questa iniziativa Pragma, che oggi è arrivata al secondo incontro, nasce un po' per questo. In una fase in cui, come dire, di rancore sociale, di incazzatura, si sente parecchia, ma tutta, come dire, un po' sregolata, un po' accordata su leve molto individuali, il senso di questa nostra proposta è: se proprio vogliamo incazzarci, facciamo un po' insieme, ragionando in termini programmatici, in termini costruttivi, in termini strategici. È il senso, no? Di quello che abbiamo proposto, del senso di mettere in moto un meccanismo di costruzione di intelligenza collettiva. Per noi è molto importante, dobbiamo costruire intelligenza collettiva, che significa fare capitale sociale, fare il bene di questo paese. Ne ha bisogno, mi piace quello che diceva Pier Carniti, diamogli una mano a Monti, perché probabilmente ha bisogno di una mano.